iniziato come amministrazione comunale di concludere il ciclo delle manifestazioni che si sono tenute sul territorio di Gasoria in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia con l'odierno incontro. Incontro che vedrà i nostri illustri relatori dare così il loro contributo per avere una conoscenza degli aspetti storici e dei riflessi attuali sulla Costituzione dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Il territorio si è espresso in questa occasione con numerose manifestazioni organizzate prevalentemente dalla scuola. I presidi sono stati molto sensibili, molto attenti nei confronti dei giovani e hanno voluto ricordare questo momento molto importante della nostra storia con incontri, dibattiti. Noi abbiamo voluto, ripeto, onorare i 150 anni e richiamandoci molto a quelli che sono gli insegnamenti del nostro presidente. Il presidente ha più volte richiamato l'attenzione di tutti noi sul valore della memoria e sulla importanza che la memoria riveste per prepararci a un futuro, per ricordarci il presente, ma per prepararci a un futuro degno di una società civile. Ha detto: non possiamo come nazione pensare al futuro senza memoria e coscienza del passato. Credo che in queste poche parole che ha ripetuto più volte ci sia l'essenza di questa celebrazione. E noi vogliamo ricordare i valori che hanno portato all'Unità d'Italia, i valori che sono stati a fondamento della nostra Italia e che hanno poi trovato nella Costituzione, nei primi articoli della Costituzione, una espressione estremamente alta degli stessi e noi ci vogliamo ricollegare a questi valori e vogliamo fare sì che la memoria non si limiti ai 150 anni del 17, ma vogliamo che costituiscano un continuo punto di riferimento per tutti noi, per le giovani generazioni, ma anche per noi adulti che ogni tanto forse abbiamo bisogno di guardare al passato per costruire un futuro migliore. Grazie, cedo la parola al giornalista, al dottore Pesce. Grazie.